In un grand hotel frequentato da VIP. In reception abbiamo detto siamo quelli di Mucco Pallino e ci hanno dato le chiavi. Grandi strutture turistiche ed alberghiere per quella che è considerata una delle capitali europee del turismo estivo. Ma siete mai stati al Grand Hotel di Rimini? No? Non sapete che vi siete persi! Benvenuti al Grand Hotel di Rimini, siamo logicamente a Rimini, nel parco del Grand Hotel di Rimini. Io sono Veronese Leopoldi, direttore di questa storica struttura. Struttura nata nel 1908, da cavallo fra l'Ottocento e il Novecento Rimini era, diciamo, la Monte Carlo, la St. Moritz di oggi, quindi dalle teste blasonate di tutta Europa, se non anche sceicchi o principi arabi, e avevano qui a Rimini queste antiche ville dove venivano occupate da questi personaggi, in quanto è stata Rimini, a cavallo nell'Ottocento, sempre a cavallo fino all'Ottocento, ad avere la prima spiaggia già predisposta a spiaggia come adesso, quindi con ombrelloni, con servizi d'Italia praticamente. Il Grand Hotel è nato da una società milanese, in quanto proprio qui vicino al Grand Hotel c'era il famoso Kursaal, un teatro dove si facevano sia, diciamo, balli eccetera, ma anche comunque anche ristorazione. Infatti il Grand Hotel pochi lo notano, ma non è perpendicolare come dovrebbe essere, diciamo, al mare, ma è leggermente inclinato proprio per dare la facciata a questo teatro. Ma quali sono i punti di forza di questo albergo della Riviera Romagnola? Ce lo facciamo dire direttamente dal direttore. Io ne ho girati parecchi hotel in Italia e nel mondo. Diciamo che chi entra nei saloni del Grand Hotel entra in un posto magico. È normale collegarsi a Fellini e Grand Hotel, quello è un tutt'uno, diciamo. Però è proprio l'atmosfera che si crea all'interno di questo albergo che fa sì che uno venga riconosciuto, come dire, sono stato al Grand Hotel di Rimini. Perché porta a viverlo. Proprio io infatti dico sempre ai clienti, vivete questo albergo, perché se vivete l'albergo andate a casa con un'esperienza. La dolce vita di Federico Fellini era un po' a Roma e un po' a Rimini, nella sua camera del Grand Hotel di Rimini. Premetto già innanzitutto che Fellini è... come tanti sanno, ma pochi non si immaginano, che qui al Grand Hotel non ha girato mai nulla, nel senso che costruiva il Grand Hotel a Cinecittà. Qui i film ne hanno fatti parecchi, insomma, dai film di Bertolucci in commedie a film naturalmente fiction per la Rai o per Mediaset, e poi il clou è stato con Benigni quando ha girato appunto Johnny Schettino, che ha fatto alcune riprese sia all'interno dell'albergo che all'esterno dell'albergo. Scusi se la disturbo, eh? Sa mica se Maria è arrivata. Maria? Beh, Maria. Starà per arrivare. Intanto assaggi queste squisitezze. Grazie. Io vi saluto, ciao Mucco Pallino, a tutti i ragazzi che guardano questa trasmissione. E vi do un grosso saluto da Leopoldo, direttore del Grand Hotel di Rimini, e dalla bella Rimini.